Eugenio Sartorelli, in collegamento con noi, investimentivincenti.it. Ben trovato Eugenio, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Io direi corrucciato, che... ti vedevo, insomma, con la in questa posizione, non so, a me trasmette, diciamo, questa cosa qui. Confermi? Cos'è che ti trasmette? Eh beh, mi sembravi corrucciato, insomma. Sì, no, corrucciato per due motivi. Sì. Uno, perché l'Italia del curling ha perso contro la Gran Bretagna 7-5 e sta in vantaggio 4-3, e questo mi rode proprio. No, io sicuramente sto seguendo tutte le Olimpiadi, Beh, non avevo dubbi, immagino che, insomma, tu abbia esultato sia per il curling sia, ma anche, insomma, per le altre medaglie, Arianna Fontana e l'argento nello sci di fondo, Pellegrino, insomma. Poi si vede uno sport che normalmente non vedi mai in TV, ed è un piacere, vedere sport come per esempio il salto con gli sci, che stava meraviglioso, o il bob, che dovrebbe iniziare da domani. Farai il tifo per la Giamaica? Ma c'è la Giamaica? Certo che c'è la Giamaica, è la notizia, diciamo, delle Olimpiadi, che tornano come il famoso film che avevano fatto con John Candy, insomma, e che aveva raccontato una storia vera. Mi pare che fosse nell'88 che loro si fossero qualificati. Riecco la favola della Giamaica nel bob, che poi è un po' la favola dell'Italia del curling, che, insomma, abbiamo 300 iscritti, il Canada ne ha 1 milione, e noi che andiamo a battere il Canada, sono le Faroe che battono il Brasile nel calcio, sostanzialmente. Praticamente sì. Tra l'altro, forse molti non lo sanno, ma il Dogecoin, una delle cose che aveva fatto, sì, anni, quando era nata, che se non ricordo male, nel 2013, aveva fatto una raccolta, non mi ricordo se proprio per la nazionale di bob della Giamaica, vado a memoria, però aveva fatto una cosa, sì, è una cosa, adesso non mi ricordo se è esattamente questo, ma aveva fatto qualcosa per la Giamaica, secondo me era proprio questo, e Dogecoin nasce anche per questa roba qua. E poi, va bene, poi chiedetevi perché vale ancora questo il valore che vale Dogecoin, io non ho risposta. Però, tornando alle cose che sembrano più serie, se io avessi, al di là della Lagarde, che è il capo, ma se avessi tutti quelli che stanno facendo i calcoli sull'inflazione, che lavorano alla BCE, e la BCE fosse un'azienda, direi che entro direi le 24 di stasera, un po' di persone devono fare i bagagli e se ne vanno a casa e perdono il posto. Poi nella BCE non si può fare questo, ovviamente, compreso il suo direttore, cioè la Lagarde, perché hanno detto un sacco di fregnacce per mesi. E io, non solo io, ma altri, io non sono uno specialista, ma comunque sono uno addentro ai calcoli dell'inflazione. Io, come molti altri, ancora dall'estate dello scorso anno dicevamo che mentivano sapendo di mentire. E questa è una cosa, secondo me, gravissima, ma gravissima. In cui i responsabili sono i dirigenti, non quelli che fanno i calcoli. Quelli che fanno i calcoli anche, perché magari forse qualche calcolo gli hanno detto: guardate che qui non torna qualcosa sull'inflazione. E aggiungo che qui l'inflazione, ci sono le cose straordinarie, soprattutto legate alla componente energetica. Bene, vi dico l'ultimo dato, io lo prendo da Trading Economics, l'ultimo dato sulla parte del food inflation è 4,3. Certo che incide anche la parte energetica qui, ma secondariamente. E la BCE ha come compito di stabilizzarlo intorno al 2%. Cioè, questi sono lì che pregano che le cose vadano secondo quello che loro sperano, e non fanno niente. Dicono tanto, dicono solo, lo dico in francese, che non mi ricordo però esattamente in francese come si dice, andrà tutto bien, tutti va bien, me l'avevo scritto, io un po' il francese lo sapevo, ma sono andato a vedere, detta dalla Lagarde, tutti va bien. Ecco, andrà tutto bene, pensano solo questo, che tanto le cose si aggiusteranno da sole, e non fanno niente. È una cosa clamorosa, ma veramente clamorosa. Cioè, riassumendo in buonissima sostanza, ovviamente, insomma, semplificando un po' tutto, la politica della BCE è molto vicina all'approccio che abbiamo avuto proprio nei primi mesi del coronavirus, in cui non, esatto, si poteva fare nulla, speranza, se non sperare che andasse tutto bene. Sì, difatti prenderanno speranza, lo mandano dal Ministero della Salute italiano, lo manderanno al posto della Lagarde, prendono speranza, che veramente sembra uno scherzo, no? Nomen omen. Pensateci, fra 10 anni, 20 anni, 100 anni, che ricorderanno
la fase del Covid. Chi era il ministro della sanità italiano? Speranza. Perfetto, proprio da italiano. Lo dico come battuta, lo dico anche come battuta, però veramente c'è bisogno di speranza a questo punto lì, almeno a capo di quelli che fanno i calcoli sull'inflazione della BCE, perché è clamoroso, c'è una svista clamorosa. Aggiungo Eugenio, perdonami se ti interrompo, ma pochi secondi, che in questi giorni anche il presidente della Bundesbank, il nuovo presidente Nagel, ha detto: se l'inflazione non migliora entro marzo, solleciterò la normalizzazione della politica, I will urge for monetary policy normalization, secondo quanto riportato da Die Zeit. E quindi, insomma, Nagel ha anche detto, insomma, il primo passo sarebbe smettere di acquistare obbligazioni, dopodiché i tassi potrebbero iniziare a salire già nel 2022, secondo appunto l'agenzia tedesca. Quindi c'è un po' di mal di pancia anche, diciamo, all'interno del... tra le banche centrali che vanno a comporre, diciamo così, poi la BCE, la più importante, che è la BUBA. Certo, ma pochi giorni fa il presidente della Banca Centrale dell'Olanda, che va sempre d'accordo con quello della Germania, l'ha anticipato lui. Ha detto: beh, secondo me entro fine anno ci vuole un aumento dei tassi, non si può continuare così. Poi aggiungo un'altra cosa, ci sono problemi dell'economia e si inventano il PEP e tutte queste sigle cervellotiche per fare delle operazioni straordinarie. C'è un evento straordinario sull'inflazione e si va nell'ordinario, cioè non si fa una mazza. Cioè ma è clamoroso, io veramente mi devo dare gli schiaffoni. Se fossi un giornalista economico, ma starei lì a picchiare duro ad ogni conferenza stampa, ma veramente a picchiare duro. Se fossi un politico economista, ma anche lì picchierei duro. Io ripeto, la Lagarde, se va avanti così, rischia la sfiducia. Rischia veramente la sfiducia. Perché il suo mandato fondamentale non è il controllo dell'economia, è il controllo dell'inflazione. Questo è il primo mandato. Non sta facendo niente, sta sperando. Ma stiamo scherzando? Cioè, è stata messa lì per controllare l'inflazione e dice sì, poi migliorerà. Ma mi avrei voglia di strapparmi i capelli. Non, adesso sto scherzando, sto esagerando ovviamente, ma la trovo un comportamento clamoroso, ma clamoroso, e io non credo che sia dovuto alla sua incapacità, è proprio tutto uno staff che sta fallendo, compreso la politica che gli fa pressione, dove sta prevalendo evidentemente la politica dei paesi del sud Europa, che vogliono che si continui così, cioè vogliono un continuo acquisto dei bond governativi, perché così possono continuamente mettere debito, e vogliono mantenere i tassi bassi. E però qualcosa bisogna fare per questa inflazione, perché tanto tu da una parte aggiusti, cioè, i bilanci dello Stato, ma dall'altra c'è gente che soffre con l'inflazione se non fai qualcosa. Poi anche qui ci sono operazioni straordinarie, non è mio compito, io qualche idea ce l'ho, però non vorrei dire strafalcioni, perché non è mio compito suggerire idee alla BCE, che sicuramente ne ha, ma ci sono operazioni straordinarie che si possono fare, e non ha mai parlato. Cioè solo sul debito si possono fare operazioni straordinarie, cioè di ingigantire il debito. Cioè, ricordiamoci che questa inflazione è anche figlia di un'espansione monetaria fuori da qualsiasi numero che c'è stato nel passato, è figlia anche di questo, e la BCE su questa cosa non dice una parola. Cioè, guarda che BCE, tu vuoi aggiustare l'economia, ma aumentando questa massa monetaria a dismisura, porti anche inflazione. C'è scritto su tutti i libri di economia, tutti. E i libri di economia non sono basati su solo teorie, sono basati su teorie basate su quello che è accaduto nel passato. Poi c'è stata un'unica volta che c'è stata deflazione. C'è stato aumento della massa monetaria, deflazione in Europa, non negli Stati Uniti, nel 2013-2014. Sì, ma se andate a vedere l'incremento della massa monetaria, non è stato così grande tra il 2009 e il 2011 come quello che c'è stato adesso, in pochissimi mesi. E quindi, cioè, crei un'inflazione che è anche colpa tua, ma non fa niente poi per controllarla. Io lo trovo veramente clamoroso. Cioè, credo che questi eventi qui, sperando che finiscano bene, io spero veramente che finiscano bene, certo, e che veramente poi si abbassi il tutto, anche se non credo che si abbassi, cioè per andare al 2%, che è l'obiettivo della BCE, hai voglia a scendere, ma hai voglia, ripeto, sui beni alimentari, l'inflazione è al 4,3, non ho detto il petrolio, non ho detto il gas, non ho detto l'energia, ho detto i beni alimentari.
che sono fondamentali, 4,3%. Cioè l'inflazione va controllata perché crea disagi, disagi alla popolazione, grossi disagi. E intanto l'UE taglia anche al 4,1% la stima di crescita dell'Italia 2022, quindi insomma c'è un ridimensionamento della crescita che comunque c'è ancora, 4,1%. Volevo aprire una parentesi ma la chiudo subito, Eugenio, perché oggi vanno molto forti, sì, ma molto forte in Francia, Société Générale, che sto mostrando in grafico, fa un gran bel balzo in borsa oggi, più 4,6%, non è che solamente oggi, arrivava comunque da dai minimi del 24 gennaio, andando più indietro, fino appunto a oggi che stiamo toccando i 37,67, i massimi raggiunti oggi, siamo al top da settembre 2018 per la trimestrale, quadruplicato l'utile nell'ultimo trimestre 2021 a 1,79 miliardi, battendo le attese, e anche Crédit Agricole Italia, ma comunque ovviamente il titolo è quotato in Francia, anche in questo caso abbiamo una gran bella performance, più 1,81%, sta usando i massimi della vigilia come supporto per andare ad attaccare sostanzialmente i valori che non si vedevano da febbraio 2018, anche in questo caso, insomma, Italia più 34%, sfiora il miliardo di utile. Eugenio, è periodo di trimestrale, quindi cerchiamo di darne il più possibile. Abbiamo visto Banca Ifis anche oggi, che oggi insomma sta super performando anche in Italia. Però dalla questione dell'inflazione, e a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa su queste trimestrali che ho appena citato per quanto riguarda Société Générale e Crédit Agricole, volevo avere da te un'opinione su il fatto che per la prima volta nella storia, dato che il Super Bowl si avvicina e quindi voliamo oltre oceano, ci saranno ben 3 pubblicità legate alle criptovalute, e noi sappiamo quanto costa comprare uno spazio pubblicitario al Super Bowl, che negli Stati Uniti è l'evento più atteso dell'anno e forse l'evento sportivo, se vogliamo esagerare, più atteso dell'anno a livello globale, a meno che non ci siano i mondiali o comunque quel tipo di avvenimenti. Ecco, si parla molto del Super Bowl e di quello che passa appunto durante gli spot. Ben 3 pubblicità legate alle criptovalute. Che dici? Come me lo commenti? E dico che sulle criptovalute negli Stati Uniti stanno spingendo dal basso, mentre dall'alto gli mettono il tappo. Dall'alto parlo della SEC e gli istituti bancari Old Economy, che fanno di tutto per trappargli le ali. E dal basso invece ci sono società molto dinamiche. Ricordiamoci tra l'altro che proprio ieri credo, è stato quotato un ETF al Nasdaq, se non ricordo male, che ha all'interno delle società che fanno mining. Il mining si sta spostando sempre di più negli Stati Uniti, cioè nei paesi più liberi, se ne va via dalle dittature, Cina ormai se n'è andato via, a Russia, perché anche lì non è certo una democrazia, e se ne va verso Kazakistan ovviamente, e se ne va verso i paesi più liberi dove l'energia non costa molto. E per aumentare gli utenti spingi dal basso. E cosa c'è meglio del Super Bowl, che è l'evento mediatico più importante, ma di gran lunga più importante negli Stati Uniti? Giustamente, secondo me, diciamo, gli Stati Uniti stanno diventando sempre di più la mecca delle criptovalute, sia in termini di società sia in termini di mining, e quindi vogliono spingere anche come utenti. Spero che a breve se ne accorgeranno, e poi vedremo quanto salirà, altro che da 33-34 mila, 44 mila. Quando i gestori si accorgeranno che sono rimasti indietro con le criptovalute, e sempre di più dal basso ci sarà gente, anche grazie ad eventi come questi, cioè dove si spinge con un evento come Super Bowl, gli chiederanno: scusami, ma perché mi compri solo Apple, Exxon, che non è tra l'altro SG, e altre società, ma perché non mi metti nel portafoglio un po' di criptovalute? Quando sentiranno sempre di più di queste persone che glielo chiederanno, perché non sempre è facile aprirti tu, vai su un exchange, ti apre, ecco, apri un conto e così via, ecco, sempre di più si accorgeranno che forse stanno perdendo un tram. Tra l'altro, quello che stavo dicendo, tra questi che fanno pubblicità sono exchange. Se io apro un conto su un exchange, tolgo soldi da un fornitore, un broker online,
che mi manda sui mercati regolamentati, tolgo i soldi per portarlo su un exchange. Quindi stanno perdendo anche questo tram, cioè le banche che ti permettono di fare trading, se non si svegliano perdono un po' di clienti o una parte di quelli dei clienti che vanno sugli exchange a fare trading sulle criptovalute. Quindi si devono svegliare. Un evento come quello del Super Bowl accelererà questo processo. Questo processo che sempre di più spinge dal basso. Ricordiamo che giocheranno i Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals. Tu fai il tifo per una delle due squadre, Eugenio? No, io ho sempre tifato i Dallas Cowboys. Sempre. Ok, Dallas, Texas, dove peraltro è uno degli stati considerati più adeguati per il mining delle criptovalute. Vero. Peraltro, gli spot sono di crypto.com, crypto.com, dove con ogni prima novità ci sarà Matt Damon, quindi insomma un attore hollywoodiano di primissimo livello e molto popolare. Poi ci sarà FTX e poi ci sarà anche Binance, un evento che vale sempre più o meno 100 milioni di telespettatori. Non aspettiamoci che con questa pubblicità ci sia un'impennata del Bitcoin e dei cugini, insomma, dato che si tratta di un qualcosa che non va a influenzare l'andamento quotidiano, ecco, delle cripto. Però insomma si collega con una situazione in cui le cripto, per quanto Bitcoin al momento non è che stia mostrando, diciamo, i muscoli. Ricordiamo ad esempio, Eugenio, che una delle ultime notizie che arriva sul fronte del conflitto Russia-Ucraina è che continuano ad arrivare sostegni economici tramite le cripto all'Ucraina. L'Ucraina sta ricevendo, tra Litecoin, Bitcoin eccetera eccetera, una discreta quantità di soldi di evidentemente sostenitori, insomma, della causa ucraina. Da una parte, poi dall'altra so che lunedì ci dovrebbe essere un hearing al Senato americano sugli stablecoin. Insomma, sicuramente le cose stanno tornando a bollire in pentola sostanzialmente, e non so se magari chiudiamo, insomma, la questione cripto, se ti va, Eugenio, indicandoci a livello grafico che cosa può succedere nel breve periodo, anche perché comunque 7 giorni fa, quando ci siamo sentiti, eravamo ben al di sotto dei 44.600 in cui ci troviamo adesso. Non è un momento particolarmente performante per il Bitcoin, però insomma, come lo vedi nel breve medio periodo? Sì, poi allora dico queste due cose, poi ne dico un'altra interessante. Ci mancherebbe. Allora, quello che mi hai chiesto tu, assolutamente 45.000, è importante che si stia sopra 45.000, non un secondo, un'ora. Che ci siano più chiusure, ricordiamoci che tra virgolette il fixing sarebbe la mezzanotte, sì. La mezzanotte di dell'orario universale, cioè dell'orario di Greenwich. Io vorrei vedere almeno 2 o 3 giorni sopra, e 3.500 invece sarebbe per Ethereum. Allora forse è scongiurato un potenziale ritorno verso livelli sotto 40.000. E allora lì potrebbe creare poi una spinta poi ulteriormente rialzista. Detto questo, c'è una cosa molto importante che è avvenuta negli ultimi giorni, che Facebook è crollata. Facebook è il mondo metaverse. Sì. Se però andiamo a vedere le cripto legate al mondo metaverse, ce le ho davanti, anzi ve le faccio vedere, così ce le guardiamo insieme. Perché questo è molto importante, quello che vi sto dicendo. Ecco, metto in condivisione lo schermo. Stiamo parlando delle cripto, quindi cripto legate al mondo metaverse. Facebook, esatto, ha perso il 26% circa, forse anche perché il progetto Libra è andato un po', si è spento in un niente di fatto, però Eugenio sottolinea la questione delle cripto legate al mondo metaverse. Quindi, cioè? Non è vero che il mondo metaverse viene visto male, è che è visto male il fatto che Facebook ha un po' di problemi con l'Europa, e ha un po' di problemi di crescita di utenti, però secondo me si risolverà. Secondo me Facebook, se scende ancora, me la compro pure io, mi tappo il naso perché non mi piace come azienda, ma su certi livelli mi sa che mi tocca comprarla. Però detto questo, guardate i principali, quelli più capitalizzati, cioè Decentraland, Sandbox, Axie Infinity. L'ultima settimana hanno fatto 26, 20, 26. Queste sono le principali cripto, vedete, metaverse. Se andate su CoinMarketCap,
andate su Metaverse e trovate quelle principali. Cioè ha fatto tutto l'opposto, quindi non è vero che il mondo Metaverse viene visto male, che è legato all'NFT, è legato a tante altre cose, è Facebook. Quindi questa per me è una cosa eccezionale, veramente eccezionale, che si sono separati i due mondi, si sono separati e si crede di più a questo, cioè al mondo Metaverse, anche sganciato da Facebook, separatamente appunto dai valori della società. Questo secondo me è un segnale di grande forza, non solo del Metaverse, ma del mondo cripto, che si separa da alcuni attori che hanno contribuito a spingerla, in questo caso Facebook. Secondo me questo è un segnale molto positivo e molto forte di maturità, non ancora maturità, ma che di crescita verso la maturità di questo mondo. Ma prima di salutarci, una domanda: ma tu sei attirato, hai detto che non ti fa impazzire il titolo Facebook, ma che se rimane a questi livelli o se scende ancora di più potresti anche ipotizzare un acquisto. Adesso ricordiamo che siamo a 232 dollari ad azione e l'ultima seduta c'è stato un piccolo rimbalzo a più 5,37. Ma tu nel metaverso ci entrerai? Sei incuriosito? Allora, incuriosito non ci entrerò perché non so dare una risposta, ecco, devo essere sincero, non so dare una risposta perché non so neanche benissimo che sviluppi avrà. Sicuramente come curioso entrerò, ma se i presupposti sono quelli attuali, essendo poi un mondo parallelo, mi basta quello a quattro dimensioni in cui vivo e già ci sto già abbastanza davanti al computer. E anche utilizzando dei sistemi di realtà aumentata, già il fatto quello che stiamo vivendo noi, cioè io non ti tocco, non sono lì, sì, è comunque una realtà virtuale quella che stiamo vivendo io e te, cioè ne ho già abbastanza. Quindi il metaverse aggiunge un virtuale evoluto a un altro virtuale, quindi non fa per me. Questo non vuol dire che il mondo, una parte degli utenti invece andrà in quella direzione. Poi bisogna vedere come lo sviluppo, siamo solo all'inizio, di un nuovo universe, metaverse, giusto di chiamarlo come l'ha chiamato lui, di un universo basato su una realtà chiamando la virtuale. Insomma, se proprio devi scegliere, di aprirti a una svolta, rimani più fedele all'idea dello spazio, giusto? Assolutamente l'idea dello spazio, proprio nel senso anche generale, nel senso che appunto io ho una laurea in ingegneria aerospaziale, il mio obiettivo è andare proprio nello spazio. Giusto, assolutamente. E lì non mi serve il metaverso, onestamente. No, infatti, assolutamente comprensibile. Beh, Eugenio, ovviamente ricordo ai nostri amici a casa, come sempre, di andare su investimentivincenti.it per seguire, se sono interessati, alle tue attività. E che altro dirti? Grazie, come sempre, e alla prossima. E guardate, mi raccomando, meno mercati e più Olimpiadi in questi giorni. Meno vale mercati e più Olimpiadi. Mi accodo a quanto da te detto. Grazie ancora, Eugenio Sartorelli.